Tanto tempo fa, durante i giorni del vecchio impero, la gente viveva in pace e prosperità sotto il regno di un sovrano giusto e sapiente. Ma ora l'intera popolazione era in preda alla paura e provata dalla carestia. Le spietate orde barbariche di Kerberos, il Cavaliere Nero, imperversavano sull'intero territorio. Era giunto il momento di opporsi alle loro scorrerie. Era giunto il momento che un eroico condottiero ristabilisse la pace e la giustizia. Era giunto il momento per un nuovo e valoroso re. Il destino bussava alla porta. Quando Dario raggiunse Ridgewood, sua madre era sul letto di morte. Ma prima di spirare tra le sue braccia, riuscì a dargli un amuleto, un pendaglio che aveva sempre portato al petto sin da quando il figlio era ancora un infante. I Cavalieri Neri lo avevano cercato a lungo durante l'assalto, ma non potendo immaginare che fosse nelle mani di un'anziana signora, non lo avevano trovato. Nella sua ultima ora, con un filo di voce, la madre rivelò a Dario un grande segreto. Cheron, il re del vecchio impero, era suo padre. Dario avrebbe dovuto difendere l'amuleto ad ogni costo. Non doveva cadere nelle mani di nessuno che non fosse il legittimo erede al trono. Dopo aver pronunciato queste ultime parole, la regina del vecchio impero chiuse gli occhi per sempre. Dario ed Erek erano oramai uomini, cresciuti assieme negli splendidi poderi di Talgrund. Anche a distanza di molti anni avrebbero ricordato con gioia quei giorni lieti, ma la loro amicizia continuava a crescere e non viveva solo di memorie. Erek sapeva che il suo amico era destinato a grandi cose. E tuttavia questo non gli impediva di usare tutta la propria forza nei loro allenamenti. Ma dopo qualche anno prese la decisione di partire. Era giunto per lui il momento di mettersi alla prova su un vero campo di battaglia. Era stato nominato cavaliere. E in tutto il territorio i bardi cantavano le grandi gesta del famoso condottiero che aveva affrontato molte grandi battaglie e che, tornato in patria, godeva della piena fedeltà dei suoi uomini. Chagura. Le orde oscure sono tornate, ma questa volta non se ne andranno finché non avranno trovato ciò che cercano. Molto tempo addietro, un grande regno aveva già vissuto sotto il peso di quest'ombra oscura. Il vecchio impero del saggio re Cheron. L'unica cosa che riuscì a fare fu mettere in salvo suo figlio Dario e la madre del bambino. Egli restò a difendere i suoi sudditi, ma invano. Nemmeno lui poteva opporsi all'assalto delle forze dell'oscurità. Si dice che nessuno degli abitanti del castello sopravvisse. Nessuno ne uscì vivo. Dopo questa immane tragedia, il grande regno venne diviso in 8 principati. A ricordare la grandezza di un tempo, rimasero solo le rovine del castello. Molti uomini di coraggio avevano tentato di domare il clima prima di allora. Ma solo pochi lo avevano fatto per una nobile causa. Cheron era uno di questi pochi. Ma per quanto il macchinario meteorologico fosse già complesso,
non sarebbe mai stato in grado di influenzare il clima senza l'amuleto in tutte le sue parti. Chi fosse riuscito a far funzionare questo strumento avrebbe reso nuova vita a campi aridi e alberi secchi e avrebbe moltiplicato immensamente i frutti della terra. Ma se un tale potere fosse caduto in mani indegne, le conseguenze sarebbero state catastrofiche. Un tempo era un uomo di grande saggezza, Re Cheron, a custodire l'amuleto. Ma quando il castello del vecchio re stava per cadere nelle mani del nemico e il regno rischiava di scomparire, Cheron decise di dividere l'amuleto e di sparpagliare quelle parti nei più distanti angoli del suo regno. Chiamò a sé i suoi uomini migliori per questa missione, perché i pezzi dell'amuleto non cadessero in mani sbagliate. Tenne un solo pezzo, una catenina d'oro da cui pendeva il centro dell'amuleto, e l'affidò al proprio figlioletto, che assieme alla madre venne portato in salvo dal fratello maggiore del re, Elias. Elias portò la regina e il piccolo Dario lontano dal vecchio impero. Da allora la regina, sapendo bene che non avrebbe più rivisto il suo sposo, rimase segnata da un'ombra oscura che lentamente l'avrebbe portata alla tomba. Sin da giovane Kerberos aveva mostrato i segni di un temperamento alquanto irruento. Non poteva perdonare a suo padre Elias di avere abdicato in favore del fratello. Un giorno, accecato dalla rabbia che aveva a lungo covato, si ribellò al padre e fuggì, abbandonando così il vecchio impero. Non contento, decise persino di allearsi al nemico, unendosi alle armate oscure di Mordred. L'unico desiderio a bruciare nel profondo del suo cuore pieno di ombre era di riavere, se necessario anche con la forza, quello che riteneva gli spettasse di diritto, il trono del regno. E nonostante si fosse unito alla compagnia, aveva reiterato i suoi scellerati propositi, rivoltandosi ancora una volta contro suo padre Elias. La differenza era che ora sapeva molto di più riguardo agli eroi, e questo gli era di grande vantaggio. Al momento propizio aveva anche tradito il suo signore Mordred, uccidendolo e prendendo così il potere su Evelance. Non aveva mai mostrato alcun rimorso per i suoi misfatti. Nemmeno alla resa dei conti, quando era ormai alla mercé degli eroi. Restò impassibile fino all'ultimo istante, quando si lasciò cadere nell'oscuro abisso di Evelance. E il suo corpo non fu più trovato. Mentre le rovine ancora fumanti del castello di Evelance ricordavano a tutti l'oscurità di un recente passato, la gente poté finalmente scendere in strada festante. Dario venne incoronato re, avendo dato prova in battaglia di tutto il suo valore quale discendente di sangue reale e legittimo pretendente al trono. Restavano tuttavia alcuni interrogativi. Avrebbe saputo guidare con saggezza la sua gente anche in periodo di pace con la bella Arya al suo fianco? Sarebbe riuscito nell'impresa di scovare fino all'ultimo dei servitori di Mordred e sconfiggerli? Una cosa era certa, l'amuleto era il simbolo del suo potere e fino a quando sarebbe rimasto nelle sue mani, la gente l'avrebbe seguito con assoluta fedeltà. Dopo lunghi anni di dolore e sofferenza, il sole era finalmente sorto per riportare la luce dove troppo a lungo aveva dominato l'oscurità.